di Web Spettatori, siamo con Noemi Cognini, modella, presentatrice e attrice napoletana. Qui in veste di madrina per la terza edizione del Giro della Campania in Rosa. Noemi, questa responsabilità di rappresentare il popolo femminile, quanto la senti e quanto è importante per te? Ciao Armando, buongiorno a tutti. Io sono molto contenta, molto orgogliosa di rappresentare le donne in questa manifestazione sportiva, una manifestazione sportiva importante, storica, che tendenzialmente si è sempre orientata al mondo maschile. Sono felice di vedere finalmente donne che si sanno esporre nello sport, sanno combattere e portare a casa anche dei risultati fantastici. Saremo seguite da un sacco di team, alcuni di questi stranieri, quindi significa che non solo la nostra campagna sta crescendo nel mondo, ma sempre più donne prendono parte ad iniziative che molto spesso appunto sono orientate esclusivamente al mondo maschile. Qual è la figura della donna sportiva che emerge da questa rassegna professionistica ma anche amatoriale? Ma io credo innanzitutto che bisognerà capire quale varie personalità. Essere donne significa essere tante cose, non per forza un atleta che gareggia deve essere vista solamente appunto come una donna che gareggia. Penso che sarà importante a un certo punto, anche perché i percorsi sono molto differenti, capire quelle che sono le proprie velleità, la propria personalità. In base a quello ci aspettiamo di vedere un palcoscenico, uno scenario assolutamente differente. Ogni donna avrà la sua fragilità, avrà il suo momento invece in cui tirerà la forza, e questo penso che sia ancora più bello, perché io credo che la natura femminile riservi sempre qualche curiosità in più. Appunto, per quanto riguarda questa tematica, in una società nella quale la figura della donna viene in un certo qual modo bistrattata a volte e spesso anche strumentalizzata, qual è il messaggio da dedicare, insomma, alle donne e al loro ruolo sociale? Ma la donna è strumentalizzata, lasciami passare un po' il termine, anche perché si lascia un po' strumentalizzare. Ci sono tante donne che secondo me hanno perso un po' di quello che è il loro aspetto predominante, quella che è appunto la loro anima e la loro personalità, e la loro intelligenza, la loro capacità emotiva, che può ogni tanto insomma anche salvare l'umanità, salvare le situazioni, sapersi rapportare comunque in altri tipi di contesti. Credo che oggi bisogna parlare tanto di donne, e c'è bisogno anche che siano determinati tipi di donne a poterne parlare, perché altrimenti abbiamo sempre solamente la solita immagine dell'icona femminile, un'immagine che io personalmente combatto, non perché sia un estremista o perché sia una femminista o perché insomma sia contro il mondo maschile, assolutamente, ma penso che oggi ci siano tante donne di qualità, tante splendide ragazze che iniziano le proprie carriere e hanno bisogno di contare su una società che è anche più pronta a poter rispondere con efficacia a quelli che sono i propri bisogni. Infine, un pensiero tuo alla nostra campagna, anche se in questo caso dobbiamo dire non siamo di parte, che si tinge anche quest'anno di rosa, e un augurio e un auspicio a tutte le donne e agli sportivi campani. Innanzitutto in bocca al lupo per questa splendida manifestazione, che è una manifestazione, ricordiamo, non soltanto sportiva, è una manifestazione storica, culturale, che unisce tanti elementi, tante passioni, tante storie, una campagna che ne esce assolutamente rivalutata. Noi affronteremo queste quattro tappe, tra le altre cose, di quattro province differenti, quindi avremo modo anche di osservare ambientazioni diverse, scenari diversi, dalla montagna al mare, da Benevento a San Nicola alla Strada e infine al nostro splendido lungomare di Via Caracciolo. Quindi la Campania Felix esiste ancora, dobbiamo essere solamente noi più pronti a portarla avanti, a combattere per essa e per i suoi valori, e nulla, per cui in bocca al lupo e
viva la nostra splendida regione. Grazie a Noemi Coglini per la disponibilità e la invitiamo a seguirci sui nostri media e sul web. Assolutamente, grazie.